Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, è venerdì, meno due alla partita di domenica. Dai, dai che ci siamo, dai che qualcuno la tira fuori, attenzione! La vostra rassegna stampa del 25 ottobre 2024. Cominciamo con la Gazzetta dello Sport. Ibra confessa al Milan, sente tutti, titolari e riserve, consigli e carezze per svegliare Leao, una sorta di auditions, ma Fonseca vede Pulisic nuovo leader, quindi due vie diverse all'interno della squadra. Mentre c'è preoccupazione per la sfida di Bologna delle ore 18 del sabato, con tutto quello che è successo, l'allagamento dell'Emilia-Romagna, il sindaco opta per il rinvio, ma la Lega si oppone, la Lega Calcio dice sì, deve giocare. Mi viene in mente un precedente incredibile. Tu pensa che a Napoli una volta, Napoli Juve venne rinviata per sole perché una pioggia della mattina si trasformò in sole da mezzogiorno in avanti fino a sera quando si sarebbe dovuta giocare la partita, e alla riunione per decidere se rinviarla c'erano tutti, le forze politiche della città, i rappresentanti del Napoli. Mancava qualcuno della Juve, peccato che Marotta allora era un dirigente della Juve, però evidentemente contava un po' di meno. Poi casualmente fu recuperata dopo, quando insomma alcuni giocatori importanti del Napoli, che erano infortunati, rientrarono a disposizione. L'Italia intanto fa 3 su 3 sul campo. Dobbvik salva Juric e lancia la Roma. Pedro spinge la Lazio al comando della classifica. Vittoria anche per la Fiorentina, diciamo avversari non proprio difficilissimi a questo giro. Fratelli Scudetto, eccolo l'Inter d'Italia, il derby d'Italia con l'Inter campione, la Juve che insegue in ricostruzione. Inter Juve si gioca a casa a Turam, dai, questo era ovvio, Marcus contro Khéphren, ma papà Liliam tifa bianconero, almeno lì in casa Turam vinciamo. Di Marco Turbo da una parte, ti faccio un bel cross, è tra i top d'Europa, dubbio Aslani, si decide oggi, l'alternativa in regia è Zielinski perché mancia, manca Calhanoglu. Non riesco neanche quasi a pronunciarli. Con Seisao, arma Juve, dribbling e tagli. Il figlio di Sergio ritorna a Milano, dove è cresciuto quando ci giocava il papà. Così Motta ricarica Vlahovic. Come lo ricarica? Con Conceição, che deve fare la quello ce l'aveva anche prima. E diciamo che la mossa sarà riportare, credo, spero, immaginiamo tutti noi, Ildiz, dove gioca meglio, cioè dietro Vlahovic. Intanto Mancini addio Arabia, accolto come un re, non ha mai sfondato, si separa dagli Emiri dopo 14 mesi e prende ovviamente una bella buona uscita. Felipe Melo, ci poteva mancare un intervistone a Felipe Melo, vincerà l'Inter, dice lui, Balotelli è un attore, ai tempi ci fosse stato il VAR, Chiellini chiariremo, Chiellini disse di lui che era una mela marcia, insomma, non è che fosse proprio un esempio. Nello spogliatoio, amo Firenze, alla Juve mi ci spedirono, ce ne siamo assolutamente accorti, ma l'approfondimento è sulle assenze. Attenzione, il peso delle assenze. Ecco chi ci rimette di più. Cioè, Juve Bremer, pilastro della difesa, Co-Mainers, pilastro dei giocatori del mercato, Nico Gonzalez, pilastro del giocatore che può segnare, Douglas Luiz, vabbè, però manca anche lui. Dall'altra parte c'è la Noble Cerpi all'improvviso e Carlos Augusto, questo titolarissimo. Carlos Augusto, penalizzata è più la Juve che l'Inter, in teoria, però Çalhanoğlu è insostituibile, non esiste il calcio senza Çalhanoğlu. Ma tu pensa, guarda, sai che cosa ti devo dire, cara Gazzetta? Pensa che una volta la Juventus giocò contro il Napoli e mancava Pirlo. Era la prima Juventus, quella dei primi anni, quindi Pirlo assolutamente strafondamentale, non c'è calcio senza il maestro Pirlo. Il giovane Pogba esordì al posto suo, sai cosa successe? Che segnò e vinse pure la Juve, ma tu pensa a volte il calcio. Chiudiamo la Gazzetta. Apriamo il tutto sport. UEA chiama David, anche il mercato scalda Inter Juve. Che duello per il bomber dell'Lille. Il bianconero lavora ai fianchi per l'ex compagno, dice il mio migliore amico, quell'altro si interessa sui metodi di allenamento della Juve. Occhio che in estate va via a zero e quindi è una preda succulenta. Zola, intervistato qua, dice: chi perde si fa male, occhio al derby d'Italia. Il contraccolpo sarebbe molto duro. Ildiz è fortunato perché Motta valorizza i giovani e vedrete Vlahovic. E quindi anche Zola prevede un futuro da goleador ottimo per Dusan il Gobbo. Intanto sui rinnovi Gatti 2029 ci siamo. Ristich, il procuratore a Torino per parlare con Vlahovic, ma non ancora con il club. Milik, che stiamo aspettando con ansia, è lontano dalla data del rientro, eppure da Torino si è fatto male il 7 giugno,
luglio, agosto, settembre, ottobre, abbiamo già scavallato i 4 mesi, ancora non c'è traccia di Arcadius, mentre a gennaio potrebbe arrivare o Calimuendo o Lucca oppure Zirgze, insiste tutto sporco la sua campagna, su questi tre, bufera sull'arbitro guida, reclamo all'UEFA dell'Atletico Madrid che è furioso, mentre si prepara al derby d'Italia, guida è sotto accusa per il rigore dato mercoledì a Lilla per un fallo di un giocatore di mano del Lilla, tra l'altro. In Juve Genoa del 2013 fece sbattere e Conte e Marotta davanti alla telecamera a sbottare, incavolati neri. C'era 3 rigori per la Juve non dati, poi guida che disse non me la sono sentita Conte. Thiago ieri ha ricaricato la Juve, il discorso... Le cause del KO, il ritmo basso per la fatica, e allora la soluzione qual è? Ildiz è riportato dietro a Vlahovic, la bufera sull'arbitro guida che qualcun altro avrebbe dovuto fare in presentazione a questo giro. Vediamo invece cosa accadrà tra poco. Ma il tempo, caos Bologna, Inter, neutro, porte chiuse o lo 0-3, quindi insomma la Lega minaccia anche un po'. Chiudiamo il tutto sport, apriamo il Corriere dello Sport Stadio, guida a Inter-Juve. Oh, ci saranno i pro, i contro, gli infortuni, i ruoli, chi gioca meglio, e invece è l'arbitro. L'arbitro, attenzione, guida a Inter-Juve. La precede una lunga serie di episodi, controversie e polemiche. Ce ne abbiamo noi una caterva. E adesso l'arbitro designato è finito nella bufera. Madrid Simeone dice errore brutale, reclamo dell'Atletico all'UEFA. Vademecum scomodo della sfida scudetto di domenica. Corriere Sport vuole sorprendere, dice oh, vediamo un po' tutti i torti delle due squadre nei derby d'Italia. Vediamo. Un tempo era il derby d'Italia. Dopo Calciopoli, veleni. Tanto è Fazzopoli, perché è stata una farsa del dimostrato e altrimenti sarebbero stati puniti anche loro. Dopodiché i veleni li avevano messi dentro anche prima loro. Gli scudetti scuciti per esontazione di moggismo. No, gli scudetti indossati da chi non se li doveva prendere perché era arrivato terzo in classifica a 30 punti già a novembre. Questa è la storia vera. Resterà a memoria? Dai che è venerdì. Resterà a memoria il caso Giuliano Ronaldo. Ma perché non resta mai a memoria il caso West Inzaghi della partita di andata vinta 1-0 dall'Inter con West che affossa Inzaghi in area di rigore, c'era calcio di rigore clamoroso per la Juve, manco vi ricordate l'arbitro di quella partita lì. Mentre di questa sì, col VAR Ceccarini ne avrebbe dati 2, ma poi con il protocollo del VAR di oggi il VAR non sarebbe neanche intervenuto. No, col VAR Ceccarini non avrebbe dato neanche quello, visto che in questi 8 anni di epoca VAR, di casi come questo ce ne sono stati 5 e nessuno ha dato mai il rigore e sulla moviola della gazzetta di riferimento c'è sempre scritto che non è mai rigore e quindi dovete mettervi a posto un po' con le vostre coscienze. Mazzoleni al VAR, non basta guida, attenzione, che insomma sarebbe anche soggetto di qualche episodiuccio, quel Genoa lì, ma anche un bel derby d'Italia a Torino, c'è stato con l'1-1 loro in contropiede con smanacciata di Darmian su Chiesa inizio azione, insomma guida ce n'è un po' di cose da dire se uno vuole. Mazzoleni al VAR, attenzione, uno che porta con sé il clima di complottismo che può bastare per settimane, cioè... E perché? Mazzoleni cosa avrebbe fatto? Sentiamo. Perché io 2 o 3 partite in cui ci ha messo lì un paio di torti a me me le ricordo. Invece, cosa vorreste dire? Scrivetelo, dai, chiudete il capitolo di questa enciclopedia meravigliosa a targa unica. Riaffiorano i ricordi di Pjanic. Oh, e non vogliamo citarlo quello. Graziato da Orsato per un'entrata da karateka su Rafinha. Ma veramente per il metro di quella partita non è nessuna entrata a karateka, visto che poi Matuidi è stato abbattuto e spintonato fuori dall'area di rigore e non ha dato il calcio di rigore. Skriniar ha affossato Higuain contro Torino e non gli ha dato il cartellino rosso. C'era un altro rigore per la Juventus nel frattempo in mezzo, quindi mi sembra che quella partita, chi avanza, siamo noi, ma il racconto è su di loro. Le polemiche, infine, per l'esultanza di Lukaku, scambiata con un gesto polemico e un gesto, diciamo, che invece non era così. Ma perché non scrivete che Lukaku, nell'azione prima, ha tirato una falciata su Gatti che era da cartellino rosso e l'arbitro non l'ha estratto? Così, per essere un po' originali. Oggi il potere, però, è spostato a Milano con Marotta. Così, senza citare
nessun episodio. Chiudiamo con le altre squadre. Eurolega, Dobvik regala con un bel rigorino 3 punti a Juric, 1-0 della Roma alla Dinamo. Baroni piega, è in trasferta il suo avversario per 0-2. Pedro da applausi, la Lazio è prima in classifica. 4-2 della Fiorentina al San Gallo. Poker viola con Manglone e 2 gol del francese. Non ce la posso fare.